Io vi ringrazio per la vostra presenza. L'istituto, io l'ho annunciato già un po' di tempo fa, ma il giovedì, spero con continuità, ha intenzione di organizzare in questo posto e non solo una serie di incontri di varia natura a seconda dei temi e delle occasioni. Quindi avremo presentazioni di libri e questa sera questo è il caso, ma anche dibattiti, conferenze su tre grandi temi, diciamo così: patrimoni, quindi biblioteche, archivi, musei e ciò che vi ruota attorno; paesaggi, perché l'IBC si occupa anche di questo ambito; e una sezione idee, che possono essere appunto dibattiti, conferenze. Ad esempio, l'occasione questa sera noi presentiamo un libro, ma per la sua natura vedrete che poi potrebbe essere incasellato anche nella questa sezione idee, proprio perché i temi vanno un po' al di là della mera presentazione del libro. D'altra parte, poi, come sentirete, Corman su questi argomenti ha scritto il primo libro del 2000, ma è intervenuto anche a latere in molte di queste cose, e la sua riflessione è sull'etica, ma anche sull'etica professionale, ma anche, come dire, sulla contemporaneità che circonda le biblioteche. Vedete che manca una persona, manca il professor Guerrini, che è il curatore. Mi dicono che c'è un'epidemia di influenza, lui questa notte è stato colto da questo virus, quindi non è potuto venire. Noi abbiamo ritenuto comunque di mantenere l'iniziativa, perché diciamo poi il protagonista è in realtà Michael Corman, e questa che è la traduzione italiana. Ora, questo libro che qui vedete purtroppo oggi non può essere, perché il professor Guerrini, oltre alla sua mancanza, ha provocato anche la mancanza di questi libri, perché la distribuzione non è, come dire, è una casa editrice universitaria, ma non ha la distribuzione, diciamo, da Feltrinelli. Per cui, però, ve lo faccio vedere, questo è il libro, I nostri valori rivisti, e attenzione al complemento del titolo: La biblioteconomia in un mondo in trasformazione. Detto questo, posso dirvi che Guerrini aveva anche, come dire, comunicato a Gorman la presentazione di questo libro qui a Bologna, e mi ha mandato anche la mail di ritorno. Gorman è molto contento, perché a Bologna lui c'è stato in passato e gli è piaciuta anche molto, quindi condivido con voi questa osservazione dell'autore. Io lascio condurre la giornata, la serata, al professor Baldacchini, che, vuol dire, introdurrà e ci gestirà. Bene, intanto grazie all'IBC per questo invito, benvenuto a tutti voi, benvenuto al professor Serrai, diciamo l'ospite d'onore in qualche modo di questo pomeriggio. Il titolo, diciamo, di questo libro l'ha già detto Claudio, e ha giustamente sottolineato l'importanza e il valore del sottotitolo, La biblioteconomia in un mondo in trasformazione. Dico subito, così, diciamo, per mettere in chiaro, come dire, una parte del mio rapporto con questo libro, che è stato il primo ebook che ho comprato in vita mia, perché appena saputo che avrei dovuto coordinare questa giornata, siccome non avevo ancora letto
questo libro, ho cercato di procurarmelo, ma ho capito che se aspettavo, come dire, i tempi, diciamo, della distribuzione tradizionale, avrei avuto qualche difficoltà, e quindi, anche perché ho cercato le copie nelle biblioteche, ma erano momentaneamente in prestito, e quindi ho deciso di puntare sulla la soluzione più rapida e anche più economica, perché diciamo un ebook costa meno di 9 euro, insomma, e quindi qual è, ecco, se dovessi come dire, se dovessi produrre un feedback della lettura che ho fatto proprio in questi giorni di questo ebook, potrei, diciamo, sintetizzarla così: è un libro che sicuramente per un bibliotecario, per chi si occupa di biblioteconomia, per chi in qualche modo è interessato alle biblioteche, soprattutto alle biblioteche oggi, è un libro che merita di essere letto, insomma. L'operazione di Gorman è un'operazione, diciamo, che poi può essere condivisa in parte, in toto, per nulla, insomma, di mettere in chiaro alcuni aspetti dell'idea stessa di biblioteca nella nostra realtà contemporanea. Lui credo che sia lui a coniare questa definizione, diciamo, della biblioteca tradizionale, che non è la biblioteca di tradizione, diciamo, come suona una certa definizione nel lessico dei bibliotecari italiani, ma è la biblioteca, diciamo, che mette insieme tutte le cose che può mettere insieme, insomma, quindi i libri insieme con tutti gli altri strumenti, ed è soprattutto diciamo tradizionale perché è comunque collocata in un luogo, è collocata in un edificio, insomma, è collocata in una struttura, in contrapposizione alla diciamo a due idee di biblioteche che non sono coincidenti, anche questo Gorman lo chiarisce, cioè la biblioteca digitale e la biblioteca virtuale, che sono due aspetti, appunto, sono due definizioni, lo dice lo stesso Gorman, che qualche volta vengono considerate, soprattutto, diciamo, da chi è poco esperto, come coincidenti, in qualche caso anche da qualche bibliotecario è stato fatto questa sovrapposizione negli anni passati, ma in realtà, giustamente, Gorman chiarisce che si tratta di due concetti non sovrapponibili se non in minima parte, insomma. Quindi, dicevo, affrontando questo argomento, che senz'altro, visto che ormai da, non dico da qualche anno, forse da qualche decennio, si ragiona sul destino, il futuro del libro, sul destino, il futuro delle biblioteche, con riflessioni che sicuramente voi avete presenti, alcune, come dire, meritevoli della massima attenzione, altre che invece francamente l'essercele dimenticate dopo 5 minuti non ha comportato, credo, nessun danno per noi. Dicevo, questa contrapposizione, l'idea che comunque ci fosse che stessimo vivendo un momento di profonda trasformazione, merita una riflessione, che sia una riflessione che vada oltre i luoghi comuni, oltre, diciamo, certe manifestazioni che io mi sento di definire tranquillamente di conformismo, insomma, cioè di appiattimento abbastanza critico sulla realtà presente, senza tenere conto di uno sviluppo che ha insieme, come dire, un passato e speriamo anche un futuro. Io non è che voglio, come dire, togliere rubare il mestiere, rubare il lavoro ai miei amici. A questa considerazione, però, mi sento di aggiungerne un'altra, che proprio questa fase di trasformazione
ha fatto sì che anche legittimamente circolassero e circolino quotidianamente immagini, idee, realtà di biblioteche che sono assolutamente diverse tra loro. Cioè oggi definire che cos'è una biblioteca senza un qualche aggettivo che la qualifica un po' di più è veramente difficile a mio modo di vedere. Raccogliendo le idee appunto di Gorman, è che io ho selezionato quello che lui dice a un certo punto. Più che cos'è la biblioteca, dice che cosa fa secondo lui la biblioteca. Seleziona, raccoglie e dà accesso a tutte le forme di conoscenza e di informazione che siano importanti ai fini della sua missione e dei bisogni della comunità servita, che assiste e istruisce all'uso di queste risorse. Da qui, diciamo, Gorman non ci dice che cos'è la biblioteca, non ci dà un'etichetta, ci dice che cosa secondo lui fa la biblioteca, cioè sostanzialmente ci dice le strutture che fanno questo le possiamo chiamare biblioteche. Voi avete presente, come dire, non solo la definizione di biblioteca digitale, ma diciamo ultimamente ne sono circolate altre che hanno a che vedere, sono la biblioteca terzo luogo per esempio, oppure la biblioteca sociale, quindi di conseguenza la biblioteconomia sociale. Ecco, ognuna di queste tessere di mosaico in qualche modo più o meno una sua validità ce l'ha, insomma. Poi ci sono quelle che contengono anche qualche elemento, a mio modesto avviso, di mistificazione, per cui per esempio quando si discute dell'opportunità o meno dell'accoglienza di persone, soprattutto nelle biblioteche pubbliche ovviamente, di persone marginate, ecco, secondo me si crea una sorta di equivoco, perché personalmente io la vedo così, insomma, la biblioteca pubblica è aperta a tutti, quindi voglio dire non deve operare chiusure nei confronti di nessuno, nei confronti di determinate categorie di utenti, sia reali che potenziali, deve essere in grado di elaborare le strategie adeguate. Quindi l'idea che se io mi limito ad accogliere diciamo soggetti sociali emarginati, definiamoli così, e basta, in realtà sto facendo un'operazione tutto sommato abbastanza conservatrice, se non addirittura reazionaria, perché in realtà nei confronti di quelle persone la biblioteca può svolgere un ruolo molto più ampio, ricco e articolato della pura e semplice accoglienza. Cioè può provare a fornire loro gli strumenti per superare quell'emarginazione. Se non lo fa, mi permetto di dire che li considera poco più che dei vegetali o degli esseri inferiori. Per questo dico che la vedo come un'operazione conservatrice sostanzialmente, ma questa, diciamo, è una mia opinione personale, più o meno condivisibile. La posizione di Gorman nei confronti di quelle che possiamo chiamare le tecnologie, in particolare il digitale, non è di, diciamo almeno dalla lettura di questo libro si ricava che non è, come dire, di chiusura o di contrapposizione, è però una posizione, diciamo, in certi casi critica, in certi casi fortemente critica, individuando, si cerca di individuare che cosa è frutto di equivoci, che cosa è frutto di mode, che cosa è frutto anche di operazioni che non sono
diciamo, né equivoci né mode, ma che sono invece vere e proprie operazioni politiche che tendono diciamo, in qualche modo a cancellare le biblioteche dall'orizzonte della società contemporanea o comunque a ridurne drasticamente, radicalmente il peso, la presenza e la portata. Detto questo, e qui mi fermo, aggiungo anche che, come è naturale che sia in qualche modo, l'ottica di Gorman è un'ottica, diciamo, come posso definire, Stati Uniti centrica, insomma, cioè i problemi che lui affronta li affronta con una visione che ha in mente essenzialmente la realtà nordamericana, con qualche diciamo con qualche escursione in Canada, in Gran Bretagna, diciamo, essenzialmente avendo presente il mondo anglo-americano e in particolare quello nordamericano. La cosa, come dire, può essere comprensibile, insomma, forse anche scontata. Naturalmente, ecco, quando lui fa riferimento e gli dedica più di un capitolo alla formazione dei bibliotecari, alle scuole di biblioteconomia, che sostanzialmente, da quello che dice lui, negli Stati Uniti non ci sono quasi più, e quindi, diciamo, l'idea che quel mondo possa in qualche modo essere considerato un modello da importare, se qualcuno ancora lo coltivava, sarebbe il caso che lasciasse perdere, insomma, perché c'è abbastanza poco da importare, almeno dalle impressioni che si ricavano leggendo il libro di Gorman, il che non vuol dire che, per esempio, come dire, la nostra realtà sia rose e fiori o sia necessariamente meglio. Però, diciamo, il tipo di problemi che lui denuncia per i percorsi di formazione dei bibliotecari negli Stati Uniti non sono esattamente quelli che abbiamo noi, sono, diciamo, piuttosto specifici di quella realtà. Ma questo, ripeto, è qualcosa che possiamo tranquillamente dare per scontato, ce lo possiamo aspettare, insomma. Altri aspetti, diciamo, che come dire, lasciano qualche ombra su questo libro, ma anche questo direi che è connotato proprio alla natura molto pragmatica dell'approccio nordamericano e comunque anglo-americano in genere, non solo alle biblioteche, è che in alcuni passi io ho ritrovato, come dire, un certo candore, una certa ingenuità, cioè la tendenza alla praticità e alla semplificazione può facilmente, almeno in alcuni casi, scivolare in un approccio che potremmo definire, come dire, abbastanza ingenuo, ma, come dire, molto onestamente ingenuo, cioè parlando di valori quali la democrazia, la libertà, diciamo, si avverte un po' questo sottofondo di ingenuità che è tipico di quella cultura, ma che secondo me va rispettato, perché almeno l'impressione che ne ricavo io è, diciamo, un approccio assolutamente onesto. Ecco, e detto questo, io almeno per il momento mi taccio e do la parola ad Alfredo Serrai, che non ha bisogno di presentazioni. Voglio solo, così a titolo personale, ricordare che l'ho avuto anche come maestro, insomma, in quanto, diciamo, ho studiato alla scuola speciale dove